Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Proprio ieri la notizia che un Matteo Salvini furioso abbia alzato la voce, dicono le fonti parlamentari, alzato la voce con Fontana dicendogli: ma cosa stai facendo? Vuoi il coprifuoco a Milano, così, a Milano, così facciamo infuriare i cittadini. Quindi tutto congelato fino a ieri. Il ministro Speranza aspettava di firmare l'ordinanza, quella della Lombardia, aspettava l'autorizzazione di Fontana, ma Fontana si è trovato in un angolo. Ma da quello che si capisce è stata alla fine firmata contro la volontà del capo politico. In effetti, il capo politico come avrebbe potuto fermare questa ordinanza? Avrebbe screditato totalmente Attilio Fontana. Matteo Salvini si sarebbe dovuto prendere la responsabilità di quello che succede in Lombardia, a Milano, e poi non poteva decidere Salvini al posto del governatore della Lombardia. Sarebbe stato un qualcosa di abbastanza eclatante. Quindi, nonostante la sfuriata di Salvini, alla fine Attilio Fontana ha firmato lo stesso il coprifuoco alle 23 di sera con autocertificazione per chi deve uscire per comprovati motivi d'urgenza. Comincia tutto giovedì 22, cioè domani, fino al 15 del 13 di novembre del 2020. Fino alle 5 del mattino, quindi 6 ore di coprifuoco, che non è un modo di dire giocando alla guerra, ma realmente il coprifuoco non si può uscire. Non si può uscire dalle 11 di sera fino alle 5 del mattino. Quindi l'ordinanza firmata da Fontana e da Roberto Speranza. Le multe arrivano anche a 3.000 euro per chi viene trovato fuori casa, da 400 a 3.000 euro. Dicevamo fino al 13 novembre l'ordinanza è valida, inviata anche ai sindaci dei 12 capoluoghi di provincia, quindi in tutta la Lombardia c'è il coprifuoco. Quindi dalle 23 alle 5 del mattino si possono spostare solo le persone per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute. È in ogni caso permesso il rientro a casa da chiunque arrivi da fuori la Lombardia, che arrivi con l'aereo, col treno, con la nave. Certo, arrivare con la nave in Lombardia è un po' difficile, però non si sa mai. Ecco, chiunque arrivi può tornare comunque a casa. E così sarà necessaria un'autocertificazione. Le sanzioni sono quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo sull'emergenza Covid. Hanno esaminato le proiezioni sui contagi, da lì hanno così deciso il coprifuoco. Se non cambierà il trend, potrebbe portare fino a 4.000 ricoveri nei normali reparti e a circa 500 in terapia intensiva. Diciamo che non ci sono limitazioni per i negozi della grande distribuzione per i generi alimentari, mentre la limitazione degli orari per i negozi della media e grande distribuzione non alimentare saranno previsti da un'ordinanza regionale in giornata, cioè oggi, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, dice l'ordinanza, leggendola. Su tutto il territorio della regione Lombardia, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento
incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo una autocertificazione. Le disposizioni della presente ordinanza, c'è scritto, producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre, cioè dalla mezzanotte e un minuto del 22 ottobre, e sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o comunque fino al 13 novembre del 2020. Quindi qui fa capire che si sovrappone, nel senso che l'ordinanza della Regione è fino al 13 novembre, ma potrebbe esserci un decreto anche del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte che può prolungare questa data solo per la Lombardia o anche a livello nazionale. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo previsto dall'articolo 4 del decreto legge numero 19 del 2020. Adesso poi in un altro video vedremo che cosa stanno comportando le chiusure in Lombardia, Liguria, Campania e Piemonte per il Covid, che cosa cambia nelle chiusure delle altre regioni. Ad esempio, De Luca vieta gli spostamenti tra le province per tutto il giorno, in Piemonte c'è lo stop ai centri commerciali nel fine settimana. E vediamo che cosa poi producono queste misure decise dai governatori, lo vediamo nel prossimo video parleremo di controlli, di movida, di Liguria, Piemonte, Campania, Lombardia e dell'autocertificazione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, dimenticavo di dirvi per la Lombardia, né per le elezioni del comune ci sarebbe Veronesi per il centrodestra contro Sala. Queste sono le indiscrezioni, poi faremo un video anche su questo. Vi dicevo, vi invito ad iscrivervi a questo canale, all'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete, alla pagina, diciamo, il canale di Instagram, Instagram TV, e anche a Facebook, Facebook Watch, che sarebbe anche lì Facebook TV, una pagina di Facebook. Io vi ringrazio nuovamente per avermi ascoltato, tra circa 20 minuti un altro video. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti quanti. Arrivederci.